canale La Maglia di Rossella. Oggi ho fatto queste piume, sono delle piume segnalibro. E poi guardate che carine, ecco qua, tanto sono belline, sono molto simpatiche, carine. Ma poi, sì, poi a voi la fantasia per utilizzarle. Le ho fatte con delle lane sintetiche, queste qui ho messe doppie ed è venuta questa un pochino più grande, mentre questa qui sono da sole e diciamo non sono doppie, sono lavorate da sole, sono degli avanzetti che avevo e ci ho fatto quest'altra. Per quanto riguarda l'uncinetto ho usato 1,75, vi consiglio sempre di usare un uncinetto un po' più piccolo di quello richiesto dalla lana, e perché vi vengono molto più compatte. Sono amigurumi, tra l'altro sono delle piume semplicissime, le fate in un quarto d'ora, ma neanche, perché sono veramente veramente facili. E praticamente solamente la prima e la seconda riga qui sono, diciamo, diverse, ma solo per la parte centrale di questa maglia alta. Per il resto, quindi dalla terza fino alla decima riga, sono tutte uguali, non c'è differenza. E poi ci sono qui le calature per chiudere. E se non volete farla da 10, la potete fare da 8, da 5, insomma è a vostro piacimento. Ah, che carina, stavo vedendo che qui è venuta in maniera diversa, qui il colore rispecchia praticamente le righe, invece qui viene sfalsato, quindi anche questo sarà la stessa cosa. Sì, infatti. Ok, quindi vi lascio al tutorial, spero vi piaccia e che ho tanti like. Ciao a tutti. Allora, iniziamo questo tutorial facilissimo e che si risolve in veramente in pochissimo tempo. È molto carina la piuma fatta così, i colori potete utilizzare quelli che volete, e iniziamo il tutorial. Allora, iniziamo subito con il solito nodino. Facciamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle. Ora facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 più una. E torniamo indietro facendo le nostre 6 maglie basse, quindi una, due, devo far vedere bene, 3, 4, 5, antipatico, ricominciamo, 5 e 6, e sono le 6 maglie basse, e sono, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, perfetto. Adesso faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Praticamente stiamo facendo questa parte qua. Ora saliremo su. Allora, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella settima, praticamente nella prima catenella dove siamo partiti con le 3 catenelle, facciamo altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Poi facciamo 3 maglie alte, 1 maglie alte,
E poi proseguiamo con 3 maglie alte, ma non chiuse definitivamente, cioè chiuse per metà, così uno e lasciamo sopra all'uncinetto, 2 e lasciamo sopra all'uncinetto e 3. Lasciamo sempre sull'uncinetto. Adesso chiudiamo tutte le nostre 4 maglie, ma non dobbiamo fermarle come di solito si fa. Adesso facciamo una maglia altissima al centro, proprio qua. Quindi 1, 2 e 3. Adesso proseguiamo con 4 maglie alte ma non chiuse. 3, scusate, 3 maglie alte ma non chiuse. Una, due e 3. Adesso le andiamo a chiudere tutte insieme. Poi faremo 3 maglie alte, una, scusate, due, e nell'ultima facciamo 3 maglie alte tutte insieme. Quindi qui nell'ultima faremo una, due, e questo è il nostro primo giro. Che è successo? Ok, ecco qui, vedete? Praticamente stiamo salendo su. Ovvio, diciamo che così stiamo salendo su. Questo è il primo giro. Allora, adesso andiamo a fare il secondo giro. Il primo, il secondo e il terzo giro sono diversi. Ma il terzo giro poi è uguale a tutti gli altri, fino alle calature. Io ho fatto praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri e poi ho iniziato le calature. Quindi il primo giro è così come ve l'ho mostrato. Adesso ci sarà il secondo, poi il terzo, ma tutti gli altri saranno tutti uguali al terzo fino all'ultimo che è il decimo. Ma potete fare anche 12, 8, insomma, i giri è a vostro gradimento. Quindi passiamo al secondo giro. Dobbiamo fare 3 maglie alte. Allora, adesso facciamo 3 catenelle. E poi faremo 2 maglie alte all'interno della maglia dove abbiamo fatto queste 3 catenelle finali. Ecco. 1, 2 e l'altra proprio qui. 1 e 2. Poi dobbiamo fare 3 maglie alte successive, quindi nella seconda catenella faremo una maglia alta e così pure nella terza, nella sì, nella terza e anche nella quarta. Poi dobbiamo fare le 3 maglie calando, quindi senza lavorarle, ma lavorarle solo la metà, quindi una, due e 3. A questo punto chiudiamo tutto, ma non blocchiamo come siamo abituati normalmente. Facciamo una maglia alta, altissima, scusate. Prendiamo la catenella, la maglia altissima l'avevamo fatto sottostante, ma la prendiamo da sotto, così. Tiriamo. Così, così e così.
senza che, mi ripeto, tornate indietro con il video e guardate. Adesso dobbiamo fare le calature, perché dobbiamo praticamente tornare indietro, quindi iniziamo dalle calature. Quindi questa no, perché è la maglia della maglia altissima, quindi questa prossima facciamo una, due e tre, così, e chiudiamo tutto quando abbiamo quattro maglie sull'uncinetto. Adesso faremo le nostre tre maglie alte. E poi nell'ultima faremo 3 maglie alte, quindi aspettate qui, ecco, una, due e tre, e giriamo. Quindi abbiamo fatto un primo giro facendo qui una maglia altissima, ancora una maglia altissima. Adesso invece faremo al centro una maglia tripla, doppia, scusate, non tripla, perché mi sarà rotto sto. Giro proseguiremo come nel secondo, ad eccezione della maglia centrale, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte qui dentro la stessa maglia, 3 maglie alte, 1, 2, 3, e poi continueremo. Perché c'è tutto questo intreccio? Scusate. Allora, 3 maglie insieme, 3 maglie. Adesso andiamo a fare le calature. Quindi una, due e tre. Quando abbiamo 4 maglie le chiudiamo. Ora faremo 1, 2, 3 giri e andiamo a prendere non quella, questa qui del giro sottostante, ma del giro ancora dopo, in questa maniera. Cioè facciamo una maglia doppia, maglia alta doppia, invece di prenderle qui le maglie, le prenderemo qui sotto. Questo giro è identico a tutti i giri della lunghezza che volete fare la piuma, quindi continueremo qui. Ecco, se vogliamo continuare e proseguire, faremo terzo giro, quarto, quinto, sesto, ottavo, nono, decimo, come vi pare, e poi faremo le calature. Quindi questo, adesso vi faccio vedere il terzo e il quarto giro e poi proseguirete da soli. Allora, qui facciamo una maglia alta, no scusate, no, ecco. Allora, dicevo, facciamo una maglia alta e non la chiudiamo, poi la prossima catenella una maglia alta e non la chiudiamo, ancora una maglia alta e non la chiudiamo, e adesso chiudiamo tutte e quattro le maglie. Poi facciamo 3 maglie alte, quindi una, due e nell'ultima faremo 3 maglie alte insieme nella stessa maglia di base, quindi una,
ricapitolare con voi questi tre giri. Il primo giro, dunque, tutti i giri hanno questa sequenza: 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 3 maglie alte sulle ognuna su una catenella diversa, quindi una maglia alta, una maglia alta, una maglia alta, 3 maglie alte non chiuse e chiuse poi tutte insieme quando abbiamo 4 catenelle sull'uncinetto, una maglia altissima e poi si torna indietro praticamente con 4 catenelle, 3 maglie alte non chiuse, 3 maglie alte e 3 catenelle nello stesso, 3 maglie alte nello stesso buco. Il secondo giro varia dal primo, solo che abbiamo sempre una maglia altissima chiusa nella stessa catenella qui, nell'ultima praticamente prendiamo, scusate, la seconda lo prendiamo qui e la terza anche la riprendiamo qui di nuovo. Il quarto giro, che come lavorazione è lo stesso, cambia solamente il fatto che la maglia altissima doppia, come era pure nel terzo giro, non va presa qui ma bensì va scalata. Quindi andando avanti nel quarto giro la maglia altissima andrà accavallata sotto al secondo giro e così via, sempre un giro sotto, non il giro sottostante ma il giro ancora sotto. Adesso cambiamo colore, faccio vedere anche il quarto giro, andiamo insieme. Quindi questo qui, il quarto giro sarà uguale al quinto, al sesto, fino a dove volete arrivare. Per esempio io per questa ho fatto 10, vedete 1, 2, 3, poi dal terzo che era uguale ho fatto terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo. Poi ho cominciato le diminuzioni, quindi farò adesso nello stesso modo, uguale. Quindi adesso cambiamo il colore facendo 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso punto dove abbiamo preso le tre, fatto partire le 3 maglie alte, le 3 maglie stasera, e 3 catenelle, faremo 2 maglie alte. Ecco qua. Poi faremo 2 maglie ancora, 1, 2 e 3. Poi faremo 3 maglie alte non chiuse, quindi sono diminuzioni queste praticamente, 1, 2 e 3. Ecco, e chiudiamo tutte insieme. Ok, adesso facciamo una doppia maglia alta così, ma andiamo a prendere la maglia altissima che avevamo fatto, ma non del giro sottostante ma del giro dopo, così 1, 2, 3 e 4. Ora continuiamo facendo questa è della maglia qua, facciamo 3 maglie non chiuse per fare le diminuzioni. Poi facciamo 3 maglie alte, 1, 2, tre maglie alte e 3 maglie nell'ultima catenella di base, 1, 2 e 3. No, forse sono un po' troppi, ecco fatto.
Ora ripetiamo il giro. Ripetiamo questo giro all'infinito, quindi 1, 2, 3, 4, io ripetirò ancora per qualche altro giro. Di cambiare colore, vi volevo far vedere ancora una volta il procedimento di questo giro che si ripete. Quindi ho fatto 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Vedete, adesso si vede bene perché il nero magari confonde. Poi facciamo 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Poi facciamo 3 maglie alte non chiuse, 3 diminuzioni praticamente. Una, aspettate che sfuggito, due e tre. A questo punto chiudiamo e facciamo 1, 2, 3 volte. Invece di prendere questo, andiamo a prendere quello sotto. E facciamo ancora 1, 2, 3 e 4. A questo punto dobbiamo fare le diminuzioni. Quindi questa no, perché fa parte di questa. Quindi da qui facciamo una. Chiudiamo tutte e quattro le maglie e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Una, e le nostre 3 catenelle nella stessa maglia di base. Quindi una, questo punto posso di nuovo cambiare il filato perché ce l'ho da questa parte. E poi comunque non volevo fare le diminuzioni in nero perché forse si vedono male, quindi preferivo farle nel colore rosa. Quindi adesso continuerò fino alla decima riga con il nero e cambieremo poi con il rosa. Allora, adesso cominciamo con la prima riga di diminuzioni. Io ho fatto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Iniziamo facendo le nostre solite 3 catenelle, ma invece di fare 3 maglie alte nello stesso posto, ne faremo solamente 2. E continuiamo così con le nostre. Lavoriamo a coste adesso, cioè prendiamo solo la maglia dietro e lavoriamo 1, 2 e 3. Poi lavoriamo le nostre 3 maglie per le diminuzioni, sempre prese a coste dietro. 1, 2 e 3. Chiudiamo tutte e quattro e andiamo a fare la solita maglia doppia, maglia tripla, doppia, insomma con 3 passaggi, e prendiamo sempre questo sotto come abbiamo fatto fino ad ora. Quindi 3 e 4. Adesso faremo le nostre 3 maglie alte, scusate, le nostre 3 maglie alte, sì, non chiuse, praticamente le 3 diminuzioni, quindi una, due poi faremo le nostre 3 maglie alte, quindi una, poi andiamo a fare nell'ultima le nostre 2 solo in maglie alte, solo 2, una, oddio quanto è brutta,
e giriamo. Ok, continuiamo con il nostro secondo giro di diminuzioni. Allora, 3 catene, giriamo il lavoro, prendiamo sempre a coste e facciamo sempre le 2 catene, la maglia alta all'interno delle 3 catenelle, quindi praticamente sono 2 maglie alte. Poi qui invece di fare 3 maglie alte, come abbiamo fatto sotto, ne faremo solo 2, quindi 1 e 2. Quindi 2 maglie nello stesso punto e 2 catene, 2 maglie alte. Poi prendiamo qui ancora e andiamo a fare la nostra diminuzione, quindi 1, 2 e 3. Cosa che non va. E chiudiamo. Facciamo sempre la maglia altissima, doppia, e andiamo a prendere. Questa lavorazione è sempre la stessa, è quella di andare con la maglia altissima. 2 e 4. Ok. Torniamo indietro, quindi 3, scusate, 3 maglie senza chiuderle, 1, 2 e 3, chiudiamo tutto, 2 maglie alte solamente, quindi 1 e 2. Se non volete lavorare a coste non fa niente, va bene, però viene più carino a coste. E qui 2 maglie alte nella stessa maglia di base. E abbiamo finito il nostro secondo giro di diminuzioni. Abbiamo finito il secondo giro. Cominciamo il terzo giro di diminuzioni. 3 catenelle e la solita maglia alta all'interno dove sta le 3 catenelle. Qui invece di 2 maglie ne faremo una sola, una maglia alta e poi le solite 3 maglie che chiudono, allora, che diminuiscono, quindi una, due e 3. Chiudiamo tutto e andiamo a fare la nostra maglia altissima. Poi facciamo le diminuzioni, quindi una, una maglia alta, una solamente, e le 2 maglie alla fine, quindi le 2 maglie insieme, una e 2. E abbiamo finito il nostro terzo giro, terzo perché questo ancora era il decimo giro che per il sotto, quindi 1, 2, 3, il terzo giro di diminuzioni. Andiamo a iniziare il quarto giro di diminuzioni, quindi 3 catenelle, qui facciamo una maglia alta nella stessa maglia di base e poi iniziamo con le diminuzioni, quindi non faremo la maglia alta in mezzo tra il gruppo e le diminuzioni, quindi qui solo diminuzioni, 1, 2 e 3. Chiudiamo tutto e andiamo a fare la maglia altissima doppia. Ecco qua.
si era bloccato il video. Quindi faremo le nostre tre diminuzioni, quindi una, e poi le nostre due maglie nell'ultima maglia, quindi una e due, e abbiamo finito il quarto giro. Il quinto giro delle diminuzioni faremo solo 3 catenelle iniziali e 2 diminuzioni invece di 3, quindi una e due, e chiudiamo il tutto. Faremo sempre la nostra maglia altissima doppia qui. Poi faremo le nostre due diminuzioni, quindi e la nostra maglia singola, l'ultima. Ecco fatto. A questo punto io voglio cambiare anche il colore. Allora, intanto non cambiamo colore, quindi sono tornata indietro, non ho finito di fare questa maglia alta in maniera tale che mi posso portare dietro il filato. Ok, quindi faremo una e due, solamente 2 catenelle, perché questa parte, che sarà l'ultimo giro, è come se facciamo tutte le maglie senza terminarle. Quindi adesso faremo una maglia, una senza terminare, poi faremo la doppia maglia alta, ma anche questa invece di 4 passaggi ne faremo solo 3, quindi 1, 2 e 3, e quindi avremo 3 catenelle sopra all'uncinetto. Poi facciamo l'altra maglia alta senza terminarla e l'ultima senza terminarla. A questo punto avremo 5 maglie sull'uncinetto che chiuderemo tutte insieme e faremo anche un altro puntino. Ecco qui, adesso non ci resta che andare a chiudere qui, togliere tutti i nostri codini e la nostra piumetta segnalibro è finita. Ecco qua. Ovviamente la lana questa era doppia, quindi è venuta leggermente più grande, l'altra invece era una lana più fina, anche se ho utilizzato lo stesso uncinetto, è venuta leggermente più piccola. Quindi a voi la lavorazione, e poi mettete le foto dei vostri lavori sul mio gruppo di Facebook con lo stesso nome, La Maglia di Rossella. Ciao a tutti!